Anche quest'anno è tornato l'appuntamento più atteso dai bambini all'ospedale Santo Spirito di Pescara, il Babbo Natale Carabinieri. L'evento, giunto alla 16ª edizione, ha visto in prima linea la Dricesta Onlus e i carabinieri del comando provinciale per regalare doni e sorrisi ai piccoli degenti dell'ospedale cittadino. C'è un nostro carabiniere vestito da Babbo Natale che distribuisce dei doni ai bambini in questo reparto dell'ospedale dove ci sono bambini appunto che soffrono e che sono in condizioni di non poter passare Natale e le feste in casa con i loro genitori e i familiari. Per cui per noi è un momento di grande intensità emotiva. Noi abbiamo portato la musicoterapia anche nei reparti pediatrici e anche in geriatria e ci piacerebbe continuare a farlo perché ecco, i bambini stanno molto meglio quando, e anche i loro genitori quando possono trascorrere delle ore con i ragazzi facendo un po' di musica e cantando, e questo li distoglie forse anche dalla loro malattia e soprattutto tranquillizza i genitori. È una tradizione ormai che i carabinieri a Dricesta vogliono dare e regalare all'ospedale di Pescara, ma soprattutto ai piccoli bambini, ai piccoli ricoverati, sia in ambito chirurgico che pediatrico che oncologico. Serve a farli sentire meno soli, ne siamo contenti.